Devo dire che è bello sentire le parole dei nostri portavoce municipali, di Francesco Spera, di Paola Biggio, anche di Roberta, perché ti riscontri in quello che dicono sostanzialmente, inevitabilmente, delle tante cose che abbiamo tirato fuori in questi primi due anni nel Comune di Roma, dei tanti provvedimenti indegni e soprattutto dell'ipocrisia di fondo che connota questa giunta PD e questa giunta Marino. Sentivo prima Francesco dire che grande falsità quando ti dicono non ci sono i soldi. È la cosa più vera, è la cosa penso più rilevante che io ho notato nelle varie indagini, in tutti gli atti che abbiamo fatto, dovunque siamo andati a sollevare coperchie, non vi dico quello che c'era dentro, insomma, è la cosa più vera che abbiamo riscontrato in questi due anni. Il Comune di Roma, il comune dove i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, noi siamo gli unici in Italia che paghiamo un addizionale IRPEF sopra il livello dello 0,8 massimo, lo paghiamo lo 0,9, 450 milioni di euro all'anno che vanno a pagare in parte i debiti che ha lasciato Veltroni. Nessun cittadino di Roma questo lo sa. Noi pagheremo i debiti che ha lasciato Veltroni fino al 2050, 12 miliardi di debito che paghiamo con l'addizionale IRPEF, con una sua quota che è lo 0,4 di questo 0,9, cuba 200 milioni, è una rata di un mutuo con cui noi paghiamo i debiti lasciati da Veltroni. Come tassa rifiuti paghiamo una roba incredibile per ottenere questo servizio qui, noi paghiamo 800 milioni di euro all'anno ad AMA, la tassa rifiuti più alta d'Italia, il 55% lo pagano le imprese a Roma che muoiono di tassa rifiuti. Tutti i commercianti che stanno su questa piazza penso che sanno quello che sto dicendo. Perché i soldi non ci sono? I soldi non ci sono perché il sistema dei partiti li spreca, chiunque esso sia, ed è inevitabile che faccia così. Il sistema mafia capitale lo ha, come dire, evidenziato questo sistema, è il sistema con cui i partiti vivono. Nel bilancio di Roma, che è un bilancio da circa 6 miliardi, ci sono 500 milioni di mancate entrate, 500 milioni almeno di mancate entrate, tutte cose che noi nella commissione di revisione della spesa, in tutti i nostri atti che abbiamo fatto, abbiamo tirato fuori, debitamente evidenziandoli, e 500 milioni di sprechi, ma almeno 500 milioni di sprechi, ma la stessa giunta che lo dice, nel piano di rientro con cui... I vitalizi! Giusto, leviamo i vitalizi! I vitalizi! L'abbiamo... L'abbiamo fatta la legge, la proposta di legge, dopo ce lo viene a dire. Quindi 500 milioni di sprechi, ma è la stessa giunta che lo dice, è la stessa giunta che lo dice nel piano di rientro, con cui ha detto che in ATAC ci sono 63 milioni di sprechi, in AMA ci sono 90 milioni di sprechi, i contratti di illuminazione costano 40 milioni in più e via discorrendo, e quindi si dice non ci sono i soldi, e quindi ad esempio lo abbiamo visto, non ci sono i soldi ad esempio per la trattativa sul salario accessorio, e quella trattativa, signori, quella trattativa si è riaperta grazie al Movimento 5 Stelle dopo la bocciatura dei dipendenti capitolini della preintesa del 6 febbraio, con il casino che gli abbiamo sollevato in piazza con tutti i lavoratori e con la mozione che abbiamo presentato. Quindi non ci sono i soldi per riavviare una trattativa con i dipendenti capitolini, su cui questa giunta va indebitamente a far cassa, perché hanno il contratto collettivo nazionale fermo dal 2008 e perché gli vanno a togliere 200-300 euro su stipendi di 1400 euro. Però per i dirigenti dell'ATAC, per i 100 dirigenti dell'ATAC, i soldi si trovano per nominare nuovi dirigenti a 240 mila euro nelle società municipalizzate, la mia, i soldi si trovano per fare nuove posizioni organizzative, i soldi si trovano, quindi i sistemi, diciamo, classici con cui la politica manca e campa. Oppure non si trovano i soldi per assumere 2.000 vincitori di concorsi, 2.000 giovani a fronte di migliaia di giovani, di 5.000 idonei di concorso che hanno vinto un concorso, 22 procedure negli anni passati, e su cui si continua a non fare assunzioni, dopo che dovresti farle perché sono giovani che hanno studiato, che hanno vinto un concorso e avrebbero la legittima aspettativa di essere assunti.
Ebbene, su questi la giunta mette la ridicola somma di 7 milioni e 8. È ridicola a fronte del bilancio del comune, soprattutto è ridicola perché ne assume 250 all'anno, quindi li assumerà quando saranno vecchi, quando il comune di Roma va a pensionare ogni anno 500 persone. Ma andiamo con ordine. Primo bilancio marino. Primo bilancio marino, diciamo che eredita i disastri di Alemanno e quindi si affida al governo che gli fa il primo salva Roma, con cui concede 300 almeno milioni di euro, con cui salva i bilanci del comune di Roma. Secondo bilancio marino 2014, il bilancio delle tasse. Il bilancio delle tasse. Quindi non solo Marino ottiene i soldi del salva Roma Terra, 285 milioni, ma ha aumentato tutto, come diceva la signora. Questo non lo ripeto. Ha detto bene la signora, ha aumentato tutto su quel bilancio. E ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè il comune di Roma è il comune che per avere questi servizi, questi autobus tagliati, ora ne parleremo, ho sentito bene prima Paola quello che diceva, è il comune che paga più tasse. Sull'ultimo bilancio cosa è stato aumentato? Tutto? Servizi a domanda individuale? Asilino? Siamo noi, 72 anni, ma ricorda la guerra, capito? Sono stato 20 ore, io 10 ore passavo prima a lavorare, stanno tutti zitti. Alla vita, siamo noi italiani, credono nella chiesa che ti aiutano, ma chi ti aiuta? Ma chi? Marino, per mantenere i suoi sprechi, non solo riceve 285 milioni del Salva Roma, che paghiamo sempre noi, ma mette 300 milioni di nuove tasse. È aumentato tutto, l'abbiamo visto, è aumentato lo ZTL, sono aumentati i parcheggi, dichiarati illegittimi dal TAR e l'hanno rimessi un'altra volta, come diceva prima bene Paola. Aumentati la tariffa degli asili nido, dichiarata illegittima dal TAR e rimessa su questo bilancio. E questo per avere cosa? Paghiamo il livello di tasse più alto d'Italia per avere cosa? Questi servizi. Per avere questo servizio di trasporto pubblico locale con Improta che, e ora arriviamo all'ultimo bilancio, su questo PGTU, come diceva Paola, ha ridotto le corse del 10%. E noi con questo sistema di trasporto pubblico pensiamo di affrontare il giubileo. Ma veniamo sull'ultimo bilancio, quello che è stato approvato a marzo. Bilancio su cui sono finiti i soldi del Salva Roma e quindi Marino che ha fatto, oltre che mantenere le tasse sui massimi livelli raggiunti nel 2014, ha fatto i tagli e quindi ha veramente macelleria sociale. Quindi non ci sono i soldi ad esempio per i dipendenti della multiservizi che vedo qui, che si stanno lasciando a se stessi e probabilmente l'appalto scuola verrà diviso in 5 lotti, almeno finora la giunta ha fatto così, speriamo di no. Sono stati venduti gli immobili, noi sugli immobili, pensate, abbiamo mancate entrate sugli immobili del comune, sugli affitti già risibili che abbiamo, quella è una delle voci delle mancate entrate, una delle voci dei 500 milioni di euro di mancate entrate che abbiamo. Sugli immobili abbiamo mancate entrate nell'ordine dell'80%, però poi quando noi andiamo a affittare un bene, i fitti passivi, il comune di Roma paga 120 milioni di fitti passivi. Ecco come vive la politica, 120 milioni di fitti passivi, il 5% della spesa corrente. Per due immobili, immobile di Largo Loria e Via delle Vergini, per due immobili noi paghiamo 15 milioni di euro all'anno, ora li risolveranno anche questi Milano 90, quindi Scarpellini, ora li risolveranno e li risolveranno grazie a una mozione del Movimento 5 Stelle. E quindi vi dicevo, su questo bilancio ha fatto macelleria, anziché tagliare i veri sprechi della politica, i veri sprechi con cui la politica campa, gli sprechi dei dirigenti di ATAC, dei tanti dirigenti di AMA e via discorrendo, Marino ha tagliato 140 milioni di servizi, tra cui appunto il trasporto pubblico locale e via discorrendo. Dice che non ci sono i soldi per l'assunzione dei giovani vincitori dei concorsi, fa cassa sui dipendenti comunali a cui va a togliere 200 euro al mese. Questo è il metodo con cui sta governando il PD, fa cassa vendendosi gli immobili su cui non incassa
i canoni di locazione per l'80% e quindi si va a svendere 750 immobili di pregio del Comune di Roma. Però gli immobili che sono affittati a zero sostanzialmente o su cui non pagano nulla i partiti, quelli vengono mantenuti, oppure fa cassa svendendosi le società. Si è venduto Assicurazione di Roma, che è una società che da 22 anni è inutile. Si vende Farmacap, quindi si venderanno le farmacie, che oltre che essere un bene notoriamente redditizio, perché sfido io a dire che 44 farmacie non possano produrre reddito, sono anche un servizio di tutela del territorio. 44 farmacie dislocate su Roma, anche in zone più disagiate, facevano anche un servizio di tutela sociale e sanitaria sul territorio, quindi si vende le farmacie. Nel silenzio assoluto, si è venduto una quota di Acea, il 3,52% di Acea Ato 2, che il comune deteneva direttamente, e con la scusa che l'hanno venduta ad Acea. Peccato che di Acea il comune ha solo il 51%, quindi abbiamo perso la metà di quella quota del 3,52%. Anche quello è un metodo per fare cassa. E ovviamente questo è contrario al referendum del 2011, con cui anche il 95% dei romani ha detto che voleva mantenere l'acqua pubblica, quindi come al solito la volontà popolare viene disattesa. Quindi tutto questo per cosa? Per mantenere un sistema di sprechi, e in questo si inquadra l'indagine Mafia Capitale, indagine in cui il Partito Democratico, che ne abbiano detto, perché hanno provato ad ascrivere questa indagine solo alla precedente giunta, alla giunta Alemanno, il Partito Democratico è pienamente coinvolto. È coinvolto con il presidente dell'aula che risulta indagato, è coinvolto con un assessore che risulta indagato, molti altri assessori del PD risultano indagati per altre vicende, il presidente del municipio decimo di Ostia si è dimesso, e nonostante questo questi continuano a rimanere abbarbicati alla poltrona. E allora, ritorno a quello che diceva prima Roberta Lombardi, hanno provato a farci passare la politica come una cosa che può essere fatta solo da professionisti, come se loro fossero i professionisti della politica. Loro sono i professionisti dello spreco, dello sperpero e dell'ipocrisia. Questa è la verità. No, è semplicemente, guardate, quello che... Dimmi. Dice bene Sergio, il caso di Pomezia. Allora, a Pomezia avevamo un consigliere comunale, Fucci, ha fatto 2 anni di esperienza con una squadra, ha vinto le elezioni nel 2015, si sono messi lì, li conosco tutti, sono delle persone normali, chi fa l'assicuratore, chi fa l'impiegato, chi è un libero professionista, si sono messi lì con modestia, con semplicità. Un bilancio che l'anno prima era meno 7 milioni di euro, è diventato un bilancio positivo per 4 milioni di euro. Questo significa restituire i soldi ai cittadini, restituire i soldi ai servizi. Io vi assicuro che noi abbiamo la piena consapevolezza di come poter fare questo lavoro, sicuramente in una città più complessa, sicuramente in una città che ha un bilancio di 6 miliardi di euro, ma sappiamo dove andare a intervenire in quel bilancio di 6 miliardi di euro, ma non perché siamo bravi, perché siamo messi lì con tante persone, con tanti attivisti, lo abbiamo studiato quel bilancio, gli sprechi li abbiamo tirato fuori, in una commissione di revisione della spesa con Daniele abbiamo tirato fuori 1 miliardo di sprechi, idem in tanti altri atti di indagini inesposti che abbiamo fatto, abbiamo visto che il comune i suoi incassi non li sfrutta appieno. È evidente a cosa assolvano questi soldi che la politica quantomeno fino ad oggi ha sprecato, e questo è un dato di fatto. Si tratta di andare a intervenire lì, si tratta di andare a fare questi risparmi, si tratta di andare a recuperare questi soldi. Non ci vuole un genio, non ci vogliono le ideologie, non ci vuole la destra e la sinistra, ci vogliono dei cittadini seri, bravi, preparati e corretti, punto. Si tratta di andare lì, prendere questi soldi e ridarli ai cittadini, ridarli per i servizi pubblici, ridarli per un trasporto pubblico di qualità. Questo è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo mandare assolutamente via questa gente, perché questa gente al netto del coinvolgimento nelle loro indagini, Mafia Capitale, che c'è, si è dimostrata inadeguata a governare Roma. Noi siamo pronti, dobbiamo andarci a prendere questa città. Grazie a tutti. E mi metto a voi per le domande, ci sono tanti dipendenti del Comune di Roma, di altre società. Una domanda che
a nome, diciamo, di quella signora che prima si era intromessa nel tuo discorso, no? La signora mi diceva che lei dorme per strada, che ha una pensione di 600 euro al mese. Volevo sapere, il comune, non so se magari Giancarlo Verilli della regione può anche lui darci un contributo, quello che si sta facendo per queste persone che hanno bisogno di una casa, quello che si fa per la legalizzazione e l'accesso alle case popolari o a quant'altro. Modificare questa situazione dall'oggi al domani è difficile perché questa è stata un'emergenza voluta. È un'emergenza voluta perché in Italia si è realizzato il 3% di edilizia popolare, in Germania si realizza il 30%. I piani di zona per un motivo o per l'altro non vanno avanti, quindi si tengono bloccati e l'edilizia popolare non viene realizzata. Questo perché? Perché su questa emergenza, esattamente per il discorso che diceva prima Roberta, idem per l'emergenza Rom, ci si è speculato su queste difficoltà. I partiti il PD hanno speculato sull'emergenza degli stranieri, sull'emergenza abitativa, appunto sui residence. La cosa assurda è che sui residence, pensate, 33 residence, il comune di Roma paga 41 milioni di euro all'anno. Sapete a chi li paga, no? I soggetti a cui li paga sono sempre gli stessi. Ora, noi siamo andati a fare un conteggio, abbiamo visto che ogni famiglia che vive nei residence, che sono fatiscenti, e ci sono domande di attesa infinite, quindi è anche difficile poter dire realisticamente, senza dire fandonie, quello che uno può fare, il comune di Roma paga una media di 1.700-2.000 euro al mese per ciascuna famiglia. Allora la cosa che si potrebbe fare, e secondo me questa era una cosa giusta che questo sindaco ha detto in campagna elettorale e che poi non ha fatto, sarebbe quello veramente di dare dei bonus per ciascuna famiglia, no? Dei bonus di 700, 800, 1000 euro, perché comunque sia il comune risparmierebbe e comunque riuscirebbe a garantire una casa a molte più persone rispetto a quella a cui la garantisce ora. Sta di fatto però che questa promessa elettorale che il sindaco Marino aveva fatto, bonus di 700 euro a famiglia, che forse era una cosa buona, sta di fatto che non è stata fatta, e che quindi questo sistema dei residence, pienamente dentro l'indagine Mafia Capitale, è stato mantenuto.